Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera al corteo organizzato dal comune di Caccamo su Monte Rotondo, il luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa, dove ignoti hanno distrutto l'edicola votiva realizzata in suo onore. La ragazza, come si ricorderà, fu uccisa dal fidanzato Pietro Monreale, condannato dalla corte d'assise all'ergastolo per omicidio. Un episodio raccapricciante, dunque, che ha tutta l'aria di una risposta a quella decisione dei giudici. Oltre a persone comuni, amici di Roberta, hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni e la mamma della ragazza che era in lacrime. Con un gesto ignobile, si legge in una nota del sindaco di Caccamo, Franco Fiore, e della giunta municipale, qualcuno la scorsa notte ha tentato di cancellare la memoria di Roberta. Siamo scossi e sgomenti per l'accaduto. A Iana, Filippo e Dario la nostra solidarietà. Siamo certi che le forze dell'ordine assicureranno alla giustizia gli autori di tanta crudeltà. Lutto nel mondo della cultura, morto stanotte all'età di 68 anni il figlio adottivo di Renato Guttuso, Fabio Carapezza, malato da tempo. Nonostante avesse vissuto oltre lo stretto per molti anni, era sempre rimasto legato alla sua città ed anche a Bagheria, tanto da favorire la presenza delle opere d'arte del padre presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, ospitata a Villa Cattolica. Carapezza era stato anche coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria per l'enorme eredità di Renato Guttuso che Marta Marzotto pretendeva. Nel 2001 la Corte di Cassazione sentenziò che Carapezza era il legittimo erede di Guttuso. Fabio Carapezza era stato anche membro della commissione per il ripristino dei danni subiti dalla Galleria degli Uffizi e dall'Accademia dei Georgofili di Firenze dopo l'attentato del 27 maggio 1993 ad opera della mafia. Nel 2021 l'allora ministro per i beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi lo aveva nominato commissario straordinario del Teatro Massimo di Palermo. A lui va il merito di aver guidato l'ente in un periodo di grandissima difficoltà e di averlo fatto uscire dalla crisi finanziaria. Partiti i lavori di manutenzione ordinaria, di gestione e cura del verde pubblico in corso Umberto a Bagheria. Gli operai della ditta SFS, Società Forestale Siciliana SRL, che si è aggiudicata il servizio di manutenzione del verde pubblico, sono al lavoro per la potatura di tutti gli alberi di arancio, alcuni dei quali impedivano il passaggio ai pedoni e alcuni entravano addirittura dentro le case. La ditta esterna sarà di supporto all'ufficio già operante nel verde pubblico comunale. La ditta si è aggiudicata l'appalto per un importo contrattuale di 99.245,05 euro, compresi gli oneri di sicurezza e IVA. Stato inaugurato il 24 febbraio 2021 per l'emergenza Covid con gli spazi messi a disposizione dal Comune di Palermo. L'hub della fiera, nei mesi più difficili della pandemia, è stato un luogo simbolo della lotta al Covid, con l'intensa campagna di vaccinazione condotta al suo interno. 900.000 vaccini e 1.850.000 tamponi effettuati. Le vaccinazioni fino al prossimo 31 dicembre, data in cui andrà in scadenza anche il commissario per l'emergenza, Renato Costa, proseguiranno nel padiglione 20A, mentre andrà avanti anche l'attività legata ai tamponi. Il prossimo 31 dicembre sempre terminerà anche l'impegno degli 800 tra sanitari, amministrativi, informatici, psicologi, assistenti sociali, tutte figure impegnate nell'emergenza. Il loro futuro professionale pertanto resta appeso a un filo. Maria Rosaria Ruggeri, Sergio Cannizzaro e Arturo Chiello del gruppo consiliare Bagheria Avanti Tutta hanno presentato una interrogazione all'amministrazione comunale sul perché è stato sospeso il servizio porta a porta a Bagheria. I consiglieri chiedono altresì quando si intende attuare presso i centri di raccolta il servizio di pesatura che consentirebbe premialità e sconti agli utenti più virtuosi. E se è prevista una diminuzione della Tari per quelle utenze condominiali che a causa di pochi incivili non usufruiscono più del servizio porta a porta, e come si intende sopperire inoltre al mancato obbligo del ritiro laddove è previsto. I fondi ci sono e pertanto il Comune si sta adoperando per mettere a sistema i beni immobili inutilizzati della Chiesa, come i conventi e di altri locali, e del Ministero dell'Interno, come le caserme abbandonate. Che opportunamente ristrutturati si possono mettere a disposizione delle 2.500 famiglie senza casa che figurano nelle graduatorie comunali di Palermo. È l'intento dell'assessore all'emergenza abitativa e educativa, politiche migratorie e rapporti con la consulta delle culture Antonella Tirrito,
che intende utilizzare i fondi disponibili per rispondere alle notevoli richieste dei senzatetto in un processo di riconversione per risolvere l'emergenza abitativa a Palermo. Il nostro primo grande impegno è quello sicuramente di sistemare l'emergenza abitativa e soprattutto cercare di riorganizzare le residenze virtuali e in deroga necessarie per queste persone per poter avere dei servizi primari, soprattutto per disabili, persone fragili e minori. L'emergenza abitativa è un bacino molto grosso, ad oggi aggiornando la graduatoria è composto da 2250 famiglie, il problema è sicuramente molto, molto grave e l'idea è quella di mettere a sistema dei beni che non sono utilizzati e che invece potrebbero essere rimessi nuovamente in un processo di riconversione, di ristrutturazione e cercare di attenuare questo problema. Queste beni a chi apparterebbero a chi? Ma ci sono beni che sicuramente pensiamo, per esempio, della Chiesa, ma anche al Ministero degli Interni, pensiamo per esempio alle caserme abbandonate, agli ospedali militari, ma anche case che hanno necessità di essere ristrutturate e che invece potrebbero essere appunto date a queste famiglie. Per non parlare anche di alloggi alternativi che potrebbero essere utilizzati in maniera ovviamente provvisoria. I fondi sarebbero disponibili? Sì. I fondi ci sono, per fortuna, ed è chiaro che riuscendo a programmare e avere chiaro, diciamo, un sistema di processo, riusciremo anche ad avere anche delle programmazioni che guardano a degli obiettivi chiari. Diciamo, ciò che manca è soprattutto, riuscire nuovamente a programmare e per fortuna l'idea è quella di avere una visione chiara.